Abbiamo la puntata! Alla Magnonia! La nostra commedia si intitola The Most! La più! La Double! Lamentevole! Comedy! Commedia! And the most cruel death! E la più cruenta morte! A fireman scrivamo! E Thisbe! Allora, quando mi chiamo, mi raccomando, vivi! Alive and kicking! Tu non puoi fare altro che la parte di Piromo! E perché Piromo è... Perché Piromo è bello, bello, bello! Uno di quelli belli che vedi solo in estate, uno di quelli amabili, gentiluomoso, che non se ne vedono più. Per questo tu devi far Piromo! Quello chi è? È il figlio del padrone! Curly è svelto di mano, ha avuto dei successi sul ring, è un peso piuma, è svelto di mano! Questa non è una ragione, Lenny non gli ha fatto niente, che cos'ha contro Lenny? Vi dirò, credo sia perché è basso, odia quelli alti! Farà meglio stare attento con me. Curly si è sposato 2 settimane fa, quando è sposato si è fatta qualche pendolante! Magari vuol farsi vedere dalla moglie. Avete visto il guanto che ha sulla mano sinistra? È pieno di vasellina! Ma che diavolo serve? Curly dice che gli tiene le dita morbide. Per la moglie! Non è roba che sta bene raccontare in giro. Aspettate di vederla la moglie di Curly! È bella? È bella sì! Ma che cosa? Aspettate di vederla! Adesso devo preparare i catini per gli uomini da lavarsi! Voi sapete dove possa essere un posto così? E anche se fosse a voi cosa interessa? Quanto chiedono per un posto simile? Ecco, io potrei averlo per $600. Quei vecchi che ce l'hanno sono in bolletta e la vecchia ha bisogno di un'operazione. Ma voi che c'entrate? Sentite, la mano che mi manca e l'ho perduta qui nella ranch. Mi hanno dato $250 di risarcimento. Alla banca hanno altri 50, vanno 300. E alla fine del mese ne verranno altri 50. Che mi direste se mi mettessi con voi? Non valgo più molto. Ma in cucina ci saprei fare. E sto a guardare i polli. Che dite? È una cosa da pensarci, Eleni, se voleva fare da solo. Vi farei il testamento lasciandomi la mia parte quando morirò. Scommetto che ci potremmo arrivare. Vedete che cosa hanno fatto stasera al mio cane? Fra un po' mi butteranno fuori e io vorrei che qualcuno mi tirasse un colpo. Ma questi invece non lo faranno. Se mi metto con voi è un'altra cosa. Con la grazia di Cristo, prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Ricevi quest'anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Orsù che via, da scuo che te me lo domandi in grazia, me contente te do parola. Grazie, messia. Matti, saresto a causa che non ammassato il corsello sto inverno, non mangerò quei spiede fegatini, quei sonaran sigari, gli struccolai e sarà via. E quelle bresaole sulla grela coi finocetti. E quei rognoni fritti in la paella. E quella testa lessa con un piatto di verze e mostarda fina da far leccare i denti delle manche di tu. Dove corri tu? Vado e torno. Torna in grio, bestia. Monsieur, lasciami andare. Ombe vuoi tu andare? Abbracciare il porcello? No, avanti dal beccaro che voglio massare il porcello. Prego. Sa che ti ho fatto la grazia, non vuoi il picchio, uso solo la parola. Oh, mister, non gli mi andare. Io dosa la parola, no e poi no. Mister. Non piangerò né male, te davo quel baston torna in casa. Non so neanche un vecchio in decrepitare. L'amore fa fare delle gran cosse. Addio a che modo mi no via sta mamola e tolta da suo marito. Eh sì, sono stato in pericolo della sarga e la vita per averla, ciao! Tanto che sono imbertonato e tanto venghe voglio. Ma in effetto, la sei anche una fia breve per concludendo.
che la pare un angelo cherubin, che si lambocchi, che fa volontà di basare. Basta se ti rilassi qua! Se però però! Svea di no! Svea di no! Di! Va a dare stasi, subito! Sì, se però! E ti mai detto? Va a vedere se sei rimasto a pitare turgito, subito! Subito però, subito! La miseria! Scusami tanto, gente in pubblico, ma che avevi visto cosa che da sopportare un parò di locanda? Costi servi che non serve che non capite fare niente tutto il giorno! Venendo al sodo, questo non è un buon momento per me, che so, mi manca un tetto. Sì, fiori che non fa altro che rompere le scatole per i schei e altre cazzai. Mico da risolvere altri problemi. Ma che cosa state pensando? Fra gli stranieri entrati abusivamente, c'era al massimo qualche vagabondo. Vi ricordate? Ma no! Sì, è che era agitato per notti e notti sono i giovani della città! Va bene, finiamola qua. Torniamo agli aneddoti. E qualcuno anche a perdere la fede in Dio, Sì, sì, sì. Soprattutto Hulda. Fra noi c'è una povera creatura che abbiamo iniziato a chiamare Hulda la Matta. Poverina, non ci sta più con la testa. Hulda parla poco. Ah, ma quando parla sono guai. Quindi per ora non ve la mostriamo, non si sa mai. E comunque fu a quel punto che io... Scusate, il figlio della rebbe di Mahmirim. Spiegalo un po', giovane rebbe. Hai visto che era facile? Gina, Gina, Gina. Gina, Gina, Gina. 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 Mi ami? Sì, come? Ma allora se mi ami, dimmi la verità. Com'era quell'uomo? Giovane, biondo, bruno, ebreo, gentile. Aveva gli occhi azzurri o negri? Anche per telefono! Quella tua zietta, Deve essere una bella puttana! Una perfetta tenutaria di bordello! E come va la tua nuova carriera? Adesso potrai finalmente chiedere la puttorina a tutti gli infermieri del reparto! Amore, ti fai fare visita da dottori! No! Dottore! Andorino qui! Yeah.